Pace bene a tutti, ben trovati. Oggi è la solennità del Corpus Domini, quindi partiamo da un piccolo pensiero sull'Eucaristia e poi passiamo al tema di oggi dell'inno alla carità. Oggi è una festa bellissima perché ci ricorda chi incontriamo in questo sacramento. Se ci chiedesse qualcuno in semplicità, ma che cos'è l'Eucaristia? Noi dovremmo rispondere, è Gesù tra noi. La domanda seria è quanto ci crediamo e con quanto amore ci accostiamo a Lui. Perché il rischio è che sia diventata un'abitudine come una cosa da poco. Vado a ricevere un pezzo di pane che mi ricorda Gesù. No, no, vai a ricevere nostro Signore. Dio che ti ama così tanto che pur di stare con te, infondere in te la sua vita, renderti capace di amare e darti l'eternità, si fa così piccolo. Non gli è bastato farsi bambino e morire per noi, ma si nasconde sotto poca apparenza di pane. Ma che cosa grande, ci pensate? Cioè c'è Gesù, quando lo riceviamo io sto ricevendo il mio Signore. Per quello quando il sacerdote pone l'Eucaristia, il corpo di Cristo, tu rispondi Amen, così sia. Cosa posso dire di altro? Dio che viene a me così piccolo. Ricordo spesso quante volte mangiamo al giorno. Una? Due? Quattro? Cinque? Bene, per il nostro corpo Dio ci ha dato tanti cibi, ma per la nostra anima non c'è nulla di degno se non se stesso. E quando lo accogliamo con cuore aperto, Lui man mano infonde in noi i Suoi sentimenti, ci unisce tra noi e ci dà la grazia di amare. E penso che una testimonianza che riassume il senso dell'Eucaristia è di un cardinale a me tanto caro, si chiama Vantuan, incarcerato per 13 anni in cella di isolamento in Vietnam perché cristiano, celebrava ogni giorno di nascosto sul palmo della mano la Santa Messa con delle guardie che ovviamente erano avverse a lui, e lui che si chiedeva, ma Signore cosa posso fare per queste persone? Perché mi hai messo qui? Cosa devo fare? Sentì forte nel suo cuore una parola, amali. E gli venivano in mente le parole del Vangelo, amate i vostri nemici. E lui, traendo forza dall'Eucaristia, cercava di porsi con così tanta gentilezza verso quelle guardie che all'inizio gliene cambiavano ogni 2 settimane il regime. Poi non gliel'avevano cambiate più, sapete perché? Perché diventavano tutti cristiani a contatto con la sua bontà. Sono diventati suoi allievi dentro il carcere. E quando lui doveva uscire dal carcere, gli chiedevano, ma veramente tu ci ami così come dici? Ma non è che quando poi uscirai, manderai qualcuno che farà rappresaglie contro di noi o le nostre famiglie? La sua risposta è stata, fratelli miei, io vi amo veramente. Se non lo facessi, non sarei discepolo di Gesù. Allora chiediamo al Signore che ci aiuti innanzitutto a riscoprire chi incontriamo nell'Eucaristia e muova un po' il nostro cuore all'affetto verso di Lui, iniziando anche dalle piccole cose, inginocchiarci alla consacrazione, dialogare un momento quando riceviamo l'Eucaristia e trarre forza per, e passiamo al punto dell'inno alla carità di oggi, per vivere quella carità che San Paolo ci dice che tutto scusa. Allora, cerchiamo un po' di capire cosa vuol dire che la carità tutto scusa. Il verbo greco che c'è qui sotto, il verbo stego, di per sé indica il trattenere qualcosa di pericoloso e metterlo fuori portata. Cioè, ha a che fare col proteggere. È quell'amore che innanzitutto non giudica e non condanna l'altro, quindi lo protegge dal suo male stesso e protegge l'altro agli occhi degli altri. Quindi, per riassumere i 2 punti che ora vedremo, l'amore non giudica e non sparla. Ok? Partiamo dal primo punto. L'amore che tutto scusa, che Dio ha verso di noi, perché vi immaginate se il Signore dovesse trattarci per come meritiamo o spubblicare tutto ciò che combiniamo, che ci passa per la testa, figli miei, qua sarebbe la rovina, Allora, questo amore che tutto scusa è innanzitutto un amore che non riduce l'altro alla somma dei suoi limiti, che non lo inchioda ai suoi peccati, ma che ricorda che la persona è sempre molto di più.
Papa Francesco, parlando anche della relazione di coppia, no? Dove i due sposi sono chiamati anche a custodirsi l'uno con l'altro. Immaginate se in una coppia continuamente ci si accusa e si punta il dito sul limite dell'altro. E come fai a vivere là dentro? Allora il Papa diceva così: non è l'ingenuità di non vedere le difficoltà e i punti deboli dell'altro, bensì è l'ampiezza dello sguardo che colloca quelle debolezze e quegli sbagli nel loro contesto. Ricorda che tali difetti sono solo una parte, non la totalità dell'essere dell'altro. E continua: un fatto sgradevole in una relazione non è tutta la relazione, è una difficoltà che vivi, no? Dunque, si può accettare con semplicità che tutti siamo una complessa combinazione di luce e ombre. L'altro non è solo quello che a me dà fastidio, è molto più di questo. Per la stessa ragione, non pretendo che il suo amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi ama come è e come può, con tutti i suoi limiti. Ma il fatto che il suo amore sia imperfetto non significa che sia falso, che non sia reale. È limitato, terreno. Perciò, e questo è importante nella relazione, se pretendo troppo dall'altro, in qualche modo me lo farà capire. Perché? Perché non accetterà di essere scambiato per Dio e non accetterà di essere al servizio di tutte le mie necessità. L'amore convive con l'imperfezione, la scusa è sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata. Guardate che importante, un autore diceva che l'umanità è come una grande filandiera di persone, tutti portiamo un bastone sulle spalle con due sacchetti, con due fardelli, davanti i nostri pregi e dietro i nostri difetti. Ora, va da sé che se la fila indiana è fatta così, vuol dire che io davanti devo vedere di me quello che più o meno va, ma dall'altro vedere sempre quello che non va e a ridurre la persona a quello che non va. Ecco, l'amore non fa questo, dilata lo sguardo e la dimensione del cuore. E se proprio ci si accanisce sulle cose che non vanno, rompi quel pensiero e chiediti: ma cosa di buono quella persona? Ecco, una cosa ce l'avrà. Non è possibile che non abbia nulla, che la stai riducendo solo a ciò che non va. Se persino dai roghi si raccolgono le more, anche da quella persona qualcosa di buono lo potremo cogliere. Quindi, primo, l'amore che non giudica. Secondo, l'amore che tutto scusa, ecco gli ultimi 5 minuti importanti, è l'amore che custodisce l'immagine di quella persona agli occhi degli altri. Come ho detto stamattina, dico a voi che io, pensando a questo punto, ho chiesto al Signore che mi aiutasse a essere particolarmente scomodo, nel senso di riuscire, per grazia dello Spirito Santo, a oliare un po' le coscienze, perché non abbiamo un problema, abbiamo la coscienza tarata male. Vi faccio una domanda, non rispondetemi. Se io vi dicessi: parlare male, chiacchierare su qualcuno, raccontare i suoi difetti a qualcun altro, voi lo considerate peccatuccio, peccato quotidiano, giornaliero? Non mi rispondete. Questo è il vostro punto di partenza. Ora proviamo a vedere come stanno le cose. Allora, la scrittura, quindi la parola di Dio, non le idee nostre, ci dice così: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Il mondo, la lingua, dice San Giacomo, è il mondo del male che contagia tutto il corpo e accende la nostra vita. È un male ribelle e piena di veleno mortale. Con essa, se con essa, malediciamo gli uomini fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quando parliamo male, cioè racconto gli errori, tra parentesi, presunti, perché poi a volte non è detto che lo siano, o i peccati degli altri, diceva il nostro caro Sant'Antonio, che stiamo venerando tutti, chi fa questo la lingua biforcuta: con un lato della lingua accarezza le orecchie di chi ascolta, con l'altro lato flagella la schiena del fratello. Sant'Antonio, quindi impariamo dai santi. Allora, cosa ci insegna tutto questo? Che non è una cosa così leggera, solo che ci dà un sottile piacere. Diceva il Papa, è come una caramella, tu la mangi, all'inizio è dolce, ma dopo ti porta l'amaro. Perché? Perché tu stai comunque iniettando veleno
e stai ascoltando del veleno. Perché? Perché tu quando vedrai quella persona lì, sfido io tutti voi, non vi verrà in mente quella chiacchiera che avete ascoltato? E alla persona a cui avete detto qualcosa, non vedrà quella persona in forza di ciò che le avete detto? Ma perché facciamo così? I motivi possono essere tanti, a volte per sentirci un po' più buoni. Ah, io? Certe cose? Mamma mia, come fa? Io non le farei mai. Oppure per invidia, siccome l'altro, l'altra riesce, la strategia, abbassa l'altro così ti senti più alto tu. Oppure giustizialismo, devo far sapere a tutti quello che quella persona mi ha fatto e iniziamo a spandere le nostre zizzanie. E guardate che siamo specialisti in tutti gli ambiti, non pensate che io che vi parlo vi si esente, siamo tutti in mezzo alla via qua, eh? Guardate che vi dico qualche dinamica, marito e moglie, ci sono le difficoltà, chiama la mamma. E ma se mio marito e la mamma inizia a gonfia, no? Perché poraccia, questo povero marito lo guarda male. Oppure in ufficio, pausa caffè, giù tutti contro il capo ufficio, la collega antipatica. Nella comunità cristiana, telefono senza filo, pronto? E mai visto quella della comunità, quella del gruppo ha fatto questo, ma proprio antipatico, ma secondo te questo gruppo è così? Peggio ancora il responsabile, o il parroco, vai, partono i messaggi, poco WhatsApp è una rovina. Tempo 3 secondi, già tutti sanno, una roba proprio incredibile, no? Non mi pensate che noi sacerdoti a volte siamo da meglio, eh? Non solo tra noi, ma pure con la gente, eh? Le nostre confidenze, ma sai Don, quello lì che hanno messo, ma quell'altro. Il Papa chiama terroristi quelli che fanno questo, perché buttano bombe e se ne vanno. Guardate che è veramente un veleno sottile e la cosa peggiore è che noi lo consideriamo una cosa banale. La carità che tutto scusa invece protegge l'immagine di quella persona. San Filippo Neri, e mi avvio a concludere, per oliare la coscienza di una donna, un aneddoto che forse già conoscete ma molto significativo, fece così. Questa donna andò a confessarsi, era una cosa della quale cadeva spesso la chiacchiera, allora gli disse: come penitenza mi porti una gallina. Quindi voi immaginate che uno parte dalla cattedrale e deve venire qua, la penitenza è portami una gallina. Vabbè. Però lungo la strada la deve spennare. Ma non finì, che penitenza strana, forse vuole farsi un brodino. Allora sta signora inizia e spiuma la gallina mentre cammina. Dopo tempo arriva da Don Filippo. Don Filippo, ecco, brava, ora vai a raccogliere le piume. Oggi c'è vento, padre Filippo, come faccio? Ecco, bravo, ora vai a raccogliere le parole che hai sparso in giro. Allora la cosa bella è iniziare a oliare un po' la coscienza, perché come vi dicevo a volte è tarata un po' male, no? E allora chiedere al Signore la grazia che ci aiuti, perché ci troveremo usciti di qui, già la prima tentazione sarà magari io che mi ho annoiato o quella che hai visto che ti ha fatto una cosa, cioè appena usciamo subito la tentazione arriva. Allora come fare? Piccolo consiglio pratico e concludiamo. Inizia a renderti conto quando stai per sparlare, cioè tieni connesso il cervello con la lingua, ma soprattutto con il cuore, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore, dice Gesù, no? Poi se ti trovi con qualcuno che inizia a parlare male, non ci... In Sicilia dicono sponzare il pane, cioè non fare altre domande, non approfondire, cerca di deviare il discorso, di coprire. Se puoi ripara in qualche modo e soprattutto prega per quella persona per la quale stavi per o hai parlato male, perché ha il tuo stesso valore. E di certo a te non farebbe piacere essere finita al suo posto sulla bocca di tutti. Allora vedete, io penso che al Signore, concludendo, prima di chiedere in dono un amore che tutto scusa, umanamente dovremmo chiedere la grazia di essere persone un po' più adulte, ma proprio umanamente parlando, cioè se c'è un problema, vado, ne parlo con chi di dovere, chiariamo e finisce lì. Questa è semplicemente maturità umana. Poi parliamo della santità alla quale vogliamo arrivare e se non impariamo a governare il timone della lingua è un po' difficile che ci arriviamo. Allora concludo.
sapete, a me tocca il cuore e io mi ero dato la grazia di sentire tante volte persone che parlandomi di loro cari defunti, soprattutto di persone anziane, eccetera, me ne hanno parlato descrivendole così. Era una persona tanto buona, aveva sempre una parola buona per tutti. Non l'ho mai sentita parlare male di nessuno. Ma che bello! E alcune di queste persone erano persone con un marito difficile o situazioni complicate, con la moglie, insomma, sentire i loro familiari dire non ha mai parlato male di nessuno, giustificava sempre, cercava di capire sempre. Io chiedo al Signore la grazia di arrivarci io per primo, ma possiamo penso chiederla tutti insieme, che ci aiuti ad arrivare a questo, no? E allora possiamo capire perché Santa Teresina di Gesù Bambino diceva così: la vera carità consiste nel sopportare tutti i difetti del prossimo, nel non meravigliarci delle sue debolezze e nell'edificarsi dei minimi atti